Forse questo ti sembrerà strano, ma la ragione ti ha preso la mano, ed ora sei quasi convinto che non può esistere un mezzo che non c'è. Dall'Isola che non c'è ed altri grandi classici e i pezzi del nuovo album. Così, chitarra al braccio e armonica alla bocca, Edoardo Bennato ha incantato il teatro Mario Spina. Le nuove canzoni fortunatamente si legano con quelle del passato e alcune volte non riesci neanche a capire quelle che sono degli anni 70 e quelle che sono del 2022. Il cantautore sul palco con un quartetto d'archi ed un soprano ha inaugurato la stagione teatrale di Castiglion Fiorentino. Un amore quello tra il cantante ed il borgo della Valdichiana, iniziato un anno fa con un concerto sotto la Torre del Cassero, proprio a due passi da dove adesso è ospitata la sua personale. 35 opere che raccontano i temi dell'immigrazione, del confronto tra città e periferie, ma anche la storia del paese e quella personale. Noi non possiamo permetterci più il lusso non voglio usare la parola sfruttare il terzo mondo, cioè di abbandonare il terzo mondo a se stesso. Non possiamo più permettercelo, ma non per la retorica, per sentirci buoni, no. Oserei dire per utilitarismo. Non voglio aggiungere il termine cinico, ma per utilitarismo, cioè capire che il nostro benessere futuro non potrà in nessun modo prescindere dalla soluzione dei problemi del terzo mondo, ed è un problema prioritario rispetto all'ecologia.